Un granello. Un'idea. Potenzialmente qualunque idea. Potenzialmente ogni cosa. È impossibile inserire Dreams nelle categorie critiche che di solito si utilizzano per analizzare un videogame. Semplicemente perché Dreams non è un videogioco. È un software di sviluppo, un nuovo engine che rende la creazione videoludica accessibile a chiunque abbia la giusta determinazione, ma che permette di intuire, anche ai meno creativi, come funzionano i meccanismi nascosti di tante produzioni e quale sia la mole di lavoro necessaria per concretizzare un'idea. Il nuovo prodotto di Media Molecule è un'immensa officina creativa in cui assemblare filmati, dipinti, statue e soprattutto videogiochi, dando libero sfogo al proprio estro. Un software che in molti si limitano a definire coraggioso soltanto perché sfida le logiche del mercato, ma che sarebbe meglio descrivere come rivoluzionario. Perché Dreams non è solo un tool dinamico e malleabile, oppure un'immensa raccolta di idee e progetti. È invece un atto di democratizzazione dello sviluppo videoludico e una piattaforma capace di dare all'hardware PlayStation nuovi scopi e nuove destinazioni. Abbiamo atteso molti mesi prima che Dreams uscisse dall'Early Access, presentandosi al pubblico in una versione completa dal punto di vista dei contenuti e dell'usabilità. Il lancio ufficiale del gioco segna l'arrivo di quella che Media Molecule ha sempre indicato come campagna principale di Dreams, un'avventura introduttiva che ha il compito di accogliere nuovi arrivati e incarna in qualche modo l'anima ludica della produzione. Lo stravagante viaggio intitolato Il sogno di Art non ha davvero nessuna priorità rispetto a tutte le altre esperienze che si possono vivere o costruire in Dreams. Il software permette ad esempio di saltare i convenevoli e di dirigersi direttamente nella sezione Crea, dove apprendere i rudimenti del processo creativo. Considerando la qualità produttiva di questa piccola avventura creata direttamente dal team di Guildford, ovviamente il consiglio è quello di giocarla con attenzione, dedicandogli le 2 ore necessarie a portarla a compimento. Il sogno di Art racconta la storia di un musicista fallito e sconsolato, abbandonato dalla sua band e consumato dalla pressione del palco. Lo fa intrecciando la realtà con la fantasia, mescolando memorie, flashback, ma anche i più vari archetipi videoludici. Ogni tanto sembra di essere di fronte ad un punto e clicca a vecchio stile, per poi trovarci per le mani un platform fiabesco, e poi ancora la strana reinterpretazione di un rhythm game. Nonostante il racconto molto classico a livello di tematiche e l'avventura non abbia né la potenza di un Tearaway né la completezza della campagna di Little Big Planet, Il sogno di Art resta un'esibizione brillante che include brani musicali, panorami fantasy e atmosfere sci-fi. Per estensione e ambizioni, tuttavia, questa esperienza non può essere considerata il nucleo portante del titolo per esplicita volontà del team di sviluppo. Il lungo periodo di Early Access, oltre ad aggiornare l'interfaccia per renderla effettivamente più intuitiva e navigabile, ha lasciato ai sognatori più produttivi il tempo di dar forma alle loro idee, accumulando di conseguenza un numero esorbitante di creazioni del pubblico. Una strategia estremamente lucida che ha dato i suoi frutti. Dreams è arrivato sul mercato con una quantità di giochi, gallerie, brani e idee davvero impressionante. Nell'opera si trovano già adesso avventure investigative, racing game che seguono la scia di Wipeout e Mario Kart, soprattutto fantascientifici e originali puzzle game. È l'aspetto che più riempie di gioia i cuori di chi naviga in questo mare di creatività e che le produzioni del pubblico sembrano voler sfidare apertamente le logiche del mercato tradizionale, riscoprendo generi allontanati dalla scena videoludica mainstream. Ecco quindi che si ritrovano piccoli capolavori arcade, avventure astratte, platform coloratissimi in grado di parlare anche ad un pubblico più giovane. La qualità di questi prodotti è ovviamente altalenante e ci sono titoli incompiuti e idee inconcludenti, ma è evidente che nessuno può restare indifferente di fronte alla mobilitazione della community e alla mole di giochi che i sognatori di Dreams sono stati in grado di creare. Il merito è anche delle iniziative organizzate da Media Molecule, che è riuscita con un supporto costante e continuativo a tenere avvinti i suoi creatori, a stimolarli, a supportarne le ambizioni e in qualche caso persino a dargli l'occasione di entrare in contatto con software house e sviluppatori, garantendogli se non altro possibili sbocchi professionali. Un traguardo che dovrebbe far capire la portata del progetto e l'effetto dirompente che Dreams potrebbe avere quando si parla di educazione allo sviluppo e possibilità di approccio al mondo del game design. Dreams, del resto, non è solo una piattaforma su cui distribuire le proprie creazioni o scoprire quelle degli altri, è anzi un vero e proprio tool, un engine che include tutti gli strumenti necessari per lavorare alle proprie opere. Software di modellazione poligonale, sistemi per animare oggetti e personaggi, strumenti per gestire la logica nascosta dei videogiochi. Muovendo telecamere, organizzando i checkpoint, scrivendo l'intelligenza artificiale che regola i comportamenti di comparse, compre mari e nemici.
e poi software di composizione musicale per registrare e produrre il corredo sonoro che accompagnerà il giocatore durante i suoi viaggi. Per quanto accessibili e intuitivi possono essere questi strumenti, è chiaro che si tratta di elementi dedicati ad una parte ridotta della community, ovvero a chi ha il tempo per impararne le funzioni per apprendere la grammatica di videogame, avviando poi un percorso di perfezionamento che richiederà centinaia di ore di applicazione. Un plauso va fatto nuovamente ai ragazzi di Media Molecule non solo per aver strutturato tutorial estesi ed estremamente comprensibili, ma anche per aver messo sotto le luci della ribalta i propri talenti, attraverso una serie di streaming che la community ha recepito positivamente. Oltre a questi eventi live, il team di Guildford si è reso disponibile per dare suggerimenti e controllare le creazioni più promettenti, così da individuare e risolvere bug e problemi. Durante la fase di accesso anticipato, insomma, il supporto a Dreams da parte dei suoi creatori è stato ben più costante e virtuoso rispetto a quello di tanti altri titoli di sviluppo continuo, che dovrebbero prevedere un dialogo costante tra software house e community. Fra i meriti indiscutibili dell'editor di Dreams, peraltro, c'è quello di aver tradotto in un linguaggio visuale estremamente digeribile anche da chi non ha nozioni approfondite di programmazione quasi tutte le operazioni necessarie per assemblare un videogame. La fase di creazione è banalmente bella da guardare anche per chi non vuole misurarsi con i tool, e se è vero che lavorare con il DualShock può essere complesso e leggermente faticoso, impugnando due move si libera il pieno potenziale del software. I motion controller si riscoprono uno strumento perfetto per costruire ed inventare, acquisendo un nuovo ruolo all'interno di un ecosistema che proprio grazie a Dreams diventa più ricco ed affascinante. Ovviamente, allo stato attuale, è difficile valutare a priori l'impatto che Dreams avrà sul mercato. Tralasciando le questioni commerciali, bisogna dire che già in questi mesi di Early Access la reazione del pubblico è stata esaltante. Tornando di tanto in tanto ad osservare le creazioni della community, abbiamo sempre trovato giochi stimolanti, videoclip esilaranti, sperimentazioni curiose. Se il ritmo produttivo dei sognatori dovesse mantenersi inalterato, avremmo per le mani una fabbrica inestimabile di idee, di colpi di testa e di avventure. Proprio in virtù di questa situazione, più volte ci siamo chiesti se sia giusto continuare a definire Dreams come il nuovo gioco di Media Molecule. Siamo convinti che questo software ormai non appartenga soltanto al team di Guildford. È diventato un patrimonio della comunità che ha creato un punto d'incontro, una raccolta di sogni condivisi. È diventato, insomma, qualcosa di nuovo e mai visto. Anche solo limitarsi ad osservarlo fa bene al cuore, riuscire anche a valorizzarlo può renderci giocatori migliori. Dreams, un enorme, vivace, sublime universo di possibilità.